Nuove tecnologie, internet, smartphone, tablet, quali sono i rischi soprattutto per i più giovani che utilizzano questi strumenti? Lo chiediamo questa sera al nostro ospite che è Roberto Poli, responsabile del Dipartimento di Psichiatria dell'Ospedale di Cremona. Buonasera. Buonasera a voi, grazie dell'invito. Allora, è un argomento che interessa sempre più famiglie perché sappiamo che già dall'età più tenera, diciamo così, i bambini, i ragazzini iniziano ad utilizzare telefoni, giochi, internet e comunque passano gran tempo della loro giornata attaccati a questi schermi. Quindi, quali rischi possono correre? Sì, negli ultimi anni le nuove tecnologie hanno certamente determinato dei grossi cambiamenti, dei cambiamenti nel modo di relazionarsi degli esseri umani, no? Per cui tutti noi ci siamo abituati a comunicare in modo molto diverso rispetto a prima. Chiaramente poi coloro che sono nati con le tecnologie nuove già operative hanno naturalmente, come dire, da subito adottato questo nuovo sistema, questo nuovo modo di comunicare. Naturalmente è inutile che io sottolinei gli aspetti estremamente positivi che le nuove tecnologie hanno portato e portano, sono come dire, oggi sembrano a tutti noi, qualsiasi lavoro facciamo, qualsiasi ambiente frequentiamo, quasi insostituibili, no? Tuttavia ci sono alcuni elementi che vanno valutati con attenzione perché ci sono certamente sono degli strumenti che al di là di tutti gli aspetti positivi possono comunque indurre alcuni elementi di problematicità. Primo tra tutti è il fatto che essendo queste nuove tecnologie così diciamo seduttive, così attrattive, così belle, no? Tutti noi siamo generalmente abbastanza attratti e sedotti dagli nuovi strumenti di comunicazione, c'è proprio il rischio di esserne un po' sopraffatti e per cui si va, diciamo, c'è il rischio di quel fenomeno che noi chiamiamo proprio dipendenza da internet, internet addiction, che è un fenomeno estremo, molto marginale, voglio dire, no? Che però nei nostri studi arriva addirittura la dipendenza grave all'1-2% e la dipendenza anche meno grave, diciamo, attorno al 5%, quindi non sono numeri in realtà così bassi. Il rischio è proprio quello di non riuscire a sconnettersi, no? Di rimanere costantemente connessi, in particolare da quelli che in questi anni sono gli elementi attrattivi principali, che sono i social network, no? Da WhatsApp a Facebook, a Instagram, a Snapchat, insomma, a tutti questi strumenti che effettivamente sono molto intriganti e sui quali molte persone effettivamente rischiano di passare gran parte del loro tempo. Ci sono stati dei recenti studi statunitensi che paragonavano la dipendenza da questi social addirittura a oppiacei pesanti, quindi facendo capire come comunque questo tipo di dipendenza possa essere veramente importante per chi ne è soggetto. Sì, è tutto molto vero. Ovviamente parliamo dei fenomeni più gravi, di dipendenza grave. Sì, è documentato che i fenomeni tipici delle dipendenze da sostanze, quindi eroina o anche dalle nuove sostanze stupefacenti, si riproducono pari pari o con molti aspetti, diciamo, di somiglianza con le cosiddette nuove dipendenze comportamentali. Addirittura con fenomeni di astinenza, sapete che l'astinenza è il classico disagio, malessere che interviene quando si interrompe l'uso di una sostanza. Allo stesso modo c'è l'astinenza da uso di social e anche la cosiddetta tolleranza, che è l'altro sintomo cardine delle dipendenze da sostanze, cioè la necessità, la tolleranza è quel fenomeno per cui se tu hai un effetto gradevole di una sostanza ne devi assumere sempre di più per avere lo stesso effetto. E così i social. Più ci stai a contatto, più hai bisogno di starci più tempo per avere lo stesso effetto. Questo strumento, che è uno strumento che dovrebbe facilitare, che facilita la comunicazione, rischia in realtà di ingabbiarti in una condizione in cui poi la comunicazione diventa molto invece problematica, perché diventa una comunicazione solo con quello strumento, no? Allora, adesso velocemente proviamo a dare dei consigli utili a che età si può dare il telefono cellulare a un bambino, quanto tempo permettere ai ragazzi di passare sul computer o connessi ad internet.
Allora, io credo che l'educazione ai nuovi media sia un'educazione che debba necessariamente passare per la scuola e per la famiglia. La scuola che ha certamente il compito, tra i tanti che ha indubbiamente, anche di gestire questo strumento, mostrandone le potenzialità, ma mostrandone anche i limiti. Pensiamo a tutto il tema delle fake news, dell'informazione così, no? Che senza regole passa qualsiasi notizia, ed è difficile forse per chi è vissuto, per chi nasce in questo mondo, riuscire a discernere ciò che è buona notizia e ciò che è disinformazione o fake, per usare i termini attuali. Per cui un limite sullo strumento, un limite anche nell'utilizzo dello strumento, di tempo. Di notte i telefoni non si utilizzano, durante i pranzi e le cene i telefoni non si utilizzano, ci vuole un certo limite. Sull'età io non avrei grosse difficoltà, perché anche i bambini, se da subito educati all'utilizzo corretto dello strumento, con le regole chiare, credo che sia anzi bene che lo conoscano e lo sappiano poi utilizzare in modo corretto. Allora io ringrazio Roberto Poli del Dipartimento di Psichiatria dell'Ospedale di Cremona per essere stato con noi, grazie. Grazie a voi, buonasera.